Finalmente una buona notizia per la città di Penne, la sede INPS sappiamo che non sarà declassata. Si era parlato inizialmente del declassamento e la sede di Penne doveva diventare soltanto un punto di informazione. Questo significava che le pratiche venivano poi curate e svolte presso l'ufficio di Pescara. Ovviamente questo a noi non andava bene, abbiamo messo a disposizione dei locali per l'INPS. Ieri c'è stato un incontro anche a Roma a conferma di questo che vi sto dicendo. Ci sarà il 13 settembre prossimo alle ore 11 presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio un incontro proprio per puntualizzare tutti i dati che occorrono per far sì che Penne rimanga sede di ufficio INPS e non soltanto di un punto di riferimento marginale rispetto a quella che è la realtà attuale. Noi abbiamo verificato dei locali che sono anche ottimamente serviti e sono quelli qui in Piazza Luca da Penne, vicino all'ufficio per l'impiego. Lì c'è un ascensore che sale dal piano terra fino all'ufficio, per cui anche se ci saranno dei portatori di handicap, saranno comunque in grado di poter accedere agli uffici senza nessuna difficoltà. Invece l'opposizione dice che nella passata amministrazione c'era già stata individuata una sede. Ma l'opposizione purtroppo dice tante cose, però alla resa dei conti, insomma, noi notiamo che più che altro hanno sempre complicato i problemi e non risolti. Noi siamo qui invece per risolverli i problemi.